In collaborazione col Premio Ceppu e l'Associazione Amici della San Giorgio e Giallo Pistoia, nell'Auditorium Terzani di Pistoia è stato presentato il libro di Carlo Vecci, Leonardo, la vita, il ragazzo di Vinci, il genio universale, l'errante. L'immensa bibliografia su Leonardo a livello mondiale mancava del tutto, una biografia completa e affidabile del genio di Vinci. Carlo Vecci colma questa lacuna sulla base delle ricerche più aggiornate, scrivendo il primo racconto della vita di Leonardo, tracciato quasi giorno per giorno, i dettagli anche minimi e finora trascurati che riguardano i suoi manoscritti e la sua opera grafica e figurativa aprono nuove prospettive. Come affronta la vita di Leonardo in questo libro? Cercando di recuperare soprattutto la dimensione di umanità di Leonardo, farlo scendere dal piedistallo, dal monumento sul quale Leonardo è sempre stato posto, una specie di genio solitario, sovrumano, lontano da noi. Io vorrei avvicinarlo alla nostra realtà, alla vita di tutti i giorni, perché questo Leonardo era realmente. E allora il libro racconta veramente la vita di Leonardo giorno dopo giorno. Affronta il problema del padre? Certamente sì. Tra l'altro con una grande novità. Anch'io, come tanti studiosi di Leonardo fino ad ora, tendevo a dare un'immagine un po' negativa del padre. Non l'ha mai legittimato, non l'ha mai accettato nella famiglia, si dice che abbia abbandonato la mamma Caterina. Un po' è vero, però dai documenti che ho trovato, in gran parte inediti, viene fuori che il padre ha sempre cercato di seguire questo suo figlio, che gli dava un sacco di problemi, di imbarazzi, anche a Firenze, non terminava le opere, veniva messo sotto processo per debiti o anche per omosessualità, ma lui ha sempre cercato di aiutarlo. Dietro tutte le opere fiorentine di Leonardo c'è l'ombra del padre.